siano comunque infondate le contrapposizioni avverse al provvedimento, perché è stata mantenuta la distinzione fondamentale fra l'istituto del matrimonio e l'istituto dell'unione civile. Particolarmente positivo, a nostro avviso, è la salvaguardia dei diritti del convivente di fatto, fino ad oggi non tutelato dalla legge, che ha contribuito con il proprio lavoro all'impresa familiare. E auspichiamo che il Governo accolga un ordine del giorno a mia prima firma, con il quale chiediamo di valutare l'opportunità di garantire anche ai conviventi di fatto l'accesso alla pensione di reversibilità del convivente defunto. Con la legge sulle unioni civili si introducono tutele e garanzie anche per le coppie di fatto. È dunque una scelta di civiltà affinché ogni individuo non si senta più escluso e abbia piena cittadinanza. La ringrazio, onorevole Luca D'Alessandro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il provvedimento che ci accingiamo a votare ha avuto una gestazione complicata e non poteva essere altrimenti, vista la delicatezza dei temi affrontati e la portata delle norme introdotte. Una riforma tanto attesa, parafrasando Tolkien, dato che gli ultimi ritocchi al diritto di famiglia risalgono a circa 30 anni fa. Tre decenni che hanno registrato enormi mutamenti sociali, che hanno introdotto novità in numerosi ambiti. Tra questi l'avvenuta lo scoperto di nuove formazioni sociali, sin da allora rimaste nascoste all'ombra del pregiudizio, di uno spirito del tempo chiuso ad ogni elemento in contraddizione con il pensiero dominante. L'estensione del concetto di libertà ha fortunatamente condotto ad un allargamento dello spettro visivo, cui gioco forza deve seguire un'estensione sul piano dei diritti. Sì, perché checché se ne dica, vi sono fenomeni sociali che esistono a prescindere dai gusti e dalle opinioni personali. E compito della politica è non già pretendere di cancellarli o fingere che non ci siano, ma governarli, introducendo norme chiare senza lasciare il compito di legiferare alla Corte Costituzionale o ai tribunali. È nostro compito quindi dimostrare di essere un paese finalmente moderno al pari delle altre democrazie occidentali. Ecco la ragione del nostro voto di fiducia al provvedimento sulle unioni civili, un voto che, così come è accaduto non senza polemiche al Senato 2 mesi e mezzo fa, non è dettato da ragioni di opportunità politica, ma dall'intima convinzione che il provvedimento su cui siamo oggi chiamati ad esprimerci sia una legge sì necessaria, sì giusta, per le ragioni prima illustrate, ma anche e soprattutto buona. E salutiamo con un certo favore anche lo stralcio della stepchild adoption, non perché confidiamo in un rinvio sine die di una normativa a riguardo, ma perché siamo convinti che sia irrinunciabile affrontare globalmente la disciplina dell'adozione e dell'affido, valutandone ogni singolo aspetto. Dai soggetti cui riconosce la possibilità di adottare, siano essi single, coppie eterosessuali, non sposate, coppie omosessuali, alla complessità dell'iter che devono seguire, per meglio dire subire, coloro che intendono adottare un bambino, dal ruolo svolto dalle strutture, case, famiglie e comunità, a quello svolto dai tribunali dei minori e dai giudici onorari minorili, alle circostanze che favoriscono quel che potremmo definire turismo adottivo. Siamo infatti di fronte a un fenomeno che coinvolge migliaia di bambini e di famiglie, spesso vittime di un estenuante iter fatto di frequenti controlli ed esami, a volte con il risultato di concedere adozioni a soggetti sbagliati, altre di negarle a coppie che invece sarebbero meritevoli. E a chi è pronto a stracciarsi le vesti per il voto di fiducia che esprimerà Ala, ribadiamo con gli stessi concetti che andiamo ripetendo sin dalla nascita della nostra formazione parlamentare, e quel che ci interessa è la bontà dei singoli provvedimenti, siano essi il disegno di legge costituzionale o la disciplina delle unioni civili. Ci riteniamo parte di una maggioranza per le riforme, e questa in definitiva è una riforma strutturale che riguarda un tema che da 30 anni attendeva risposta. Siamo una formazione liberale in un paese che auspichiamo liberale, quindi diciamo convintamente sì alle unioni civili, sì ai diritti e doveri per le coppie omosessuali, sì a una legge che riconosca loro dignità e rispetto, sì perché l'unica diversità che condanniamo è quella di chi si pone al di fuori del vivere civile, discriminando persone che hanno la sola colpa di amare senza barriere o steccati di sorta. Grazie. Ringrazio, deputato. Ora ho iscritto a parlare il deputato Maestri. Dove sta? Eccolo, prego, deputato. Grazie, Presidente. Alternativa Libera Possibile voterà contro la fiducia posta dal Governo su questo provvedimento e non voterà la legge sulle unioni civili, legge che meritava un dibattito serio e approfondito in Aula. L'esatto contrario di un voto di fiducia arrogante e sgrammaticato, come quello posto ieri frettolosamente dal ministro Boschi. Nessuno in quest'Aula ha preso le difese dei bambini. Non li difende chi, votando contro questa legge, li considera figli di famiglie minori. Ma non li difende nemmeno chi vota a favore di una legge già vecchia e odiosamente discriminatoria.